ragazzi, benvenuti in questo 14° episodio di Dino Crisis. Sì, lo so, lo sto facendo lo stesso giorno il video perché francamente ho voglia di farlo lo stesso giorno. Allora, dobbiamo andare qua dentro. Ragazzi, io sto facendo, diciamo, più veloce che posso per finire questo gioco, perché veramente sta diventando... Cioè, prima lo faccio, meglio è, così almeno ve li carico le puntate, io sono a posto. Chiudiamola quello lì. Ma la batteria è rotta, perché voglio andare a prendere anche il fucile a pompa se riusciamo ad attivare quella cosa, perché mi ricordo che c'erano altri tipi di dinosauri in questo gioco, però non mi ricordo adesso se c'erano adesso o dopo. Cazzo, eh? Esatto, dai, perfetto, dai, su, andiamo su, dove ci serve, dai, bla 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 bla, dai, su, veloce. Ok. I'll work on the security system. Quello del sistema, tu pensa alla vita. Tanto, io farei sempre lavori più difficili. Voglio vedere se qui posso prendere il fucile a pompa. Sì, dovevo andare a prendere il fucile a pompa mentre non registravo, però l'unico modo per entrare lì era prenderlo, per forza prendo la batteria, quindi volevo farvi vedere la batteria, eccetera eccetera. Sì, ma no, no, annulla, no. Eccolo, affanculo. Vabbè. Oh, grazie signore, grazie, grazie signore. Sarà S3? Credo che sia veloce però, eh. Sì ragazzi, alcune scene le taglio, perché non è possibile stare qui a fare il video 23 minuti. Tu vedi che adesso che c'ho il fucile a pompa molti dinosauri staranno zitti. Guarda, non me ne frega niente. Li faccio fuori tutti adesso, con tutte le cose che posso usare. Me ne frega un cazzo. Oh. Equipaggia. Chi ti ha detto che voglio usare la... Carica. Veleno, munizioni, slug. Fanchiappola. Poi questi li userò dopo. Per controllare la gru. Computer. Questo è coso, ciccio bombo. Bene, sono arrivato al cuore del sistema. Questi protocolli di sicurezza sono veramente ostici. Vabbè, finalmente una sfida degna del mio talento. Vabbè, non ho capito, sei un figo. Sì, salviamo. Tanto so già che succede qualcosa di brutto. No. Mi immagino che succeda qualcosa di brutto. No. Batteria scarica al 10%. Grazie telefono. Ti voglio bene solo per il lavoro che stai facendo. Ah, mi ricordo che devo andare qui. Qui c'era un coso, un medikit. Me ne faccio un cazzo, vabbè.
Prendilo. Merda. Aia. Cade addosso. Mi cade addosso. Cazzo. Dai, muoviti. Mi sono chiuso come un ebet, è vero? Cazzo, altri quattro? No, no, no. No! Muori, muori, muori. Cazzo. Oggetti, oggetti, oggetti. Voglio vedere. Ok. Ok. Equipaggia. Ancora 9 colpi. Adesso uso il veleno, vaffanculo. Ma vediamo qua dentro. Il prossimo dinosauro che mi compare davanti qua lo uccido col veleno. Non mi frega un cazzo. Avete rotto i coglioni. Eccolo. Dai. Ciao. Ah, scheda della gru. Bene. Credo che il dinosauro non spaccherà più il cazzo a nessuno. Ok, ragazzi, rieccoci tornati. Allora, in poche parole abbiamo trovato questo. La chiave della dea trasporti è una specie di decapa da TV. Quindi, in poche parole, dobbiamo andare nella dea trasporti che c'è qua in questa zona qui. Ma certo che sì. Il prossimo che mi trovo davanti lo sparo in testa adesso. Ho rotto il cazzo. Non è possibile. Ma sapete quante volte ho trovato questa roba e non posso usarla perché ho l'inventario pieno. Cioè, ma due coglioni. Cioè. Adesso, il prossimo che mi compare davanti lo sparo col fucile a pompa di nuovo. Vediamo un po' se gli passa la voglia. Bene. Vai. Vuoi vedere che adesso ti passa la voglia? Munizioni. Ah, ne ho ancora uno, però non voglio sprecarlo questa volta. C'è un altro lì. Vero? Merda. Mi hai fatto male, stronzo. È lento, Cioè, mi sembra lento questo qui. Ma vaffanculo. No! No! Questo mi uccide! Ma non è possibile, che coglione che sono! Ok, che culo! Aspetta! Oggetto! 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 Dov'è il medikit? Come ho fatto il veleno? Adesso sì che non mi fate più il cazzo. Devo andare su internet a cercare come si fanno il veleno. Perché veramente. Oh, una spina, che buona notizia. Allora. Questa? Allora, io sono entrato da lì. Ci vuole una password. Ragazzi, se è poi fine registrazione, rifaccio la partita però senza perdere il coso della risurrezione. Non ci sono lanciagranate?
Ah, ecco perché. No, forse era meglio non provocarli. Cazzo. Merda, merda, merda. Oh no. Minchia, non so fare niente. Sono lì tutti. Appena detto. Dai, ma non è possibile. Questi tutti mi vogliono codare. Su, difenditi, regina. Dai, sparalo. Su, entra qua dentro. Stanza passo di sicurezza. Sì, ma tanto andiamo sempre peggio qui dentro. Ho l'arma, quindi. Pure. Dai, altri codici. Sì, un cazzo. Chip chiave, ci vuole una chip chiave. Warning, ecco, forse qua bisogna disattivare perché c'è scritto warning. Grazie. Poi ti avvisi, vuoi leggerlo? Ok, dato che oggi è il giornatore sperimentale, nella realtà se ci sono persone esterne, non è importante che nel camera si verifica con qualche cavalcade, quindi la base sarà distrutta. Bene, se non volete essere valutati, controllate l'area in modo attenzione, ovviamente il personale della compagnia di suoi sforzi, perché in particolare si è chiuso in un laboratorio per una settimana, nessuno l'ha più visto. Se non volete essere valutati... Ok, questo l'ho capito anch'io. Dai! Nuovo joystick! Dai! Perché ti stacchi, ma non mi spaccare le palle. Ho cliccato. Scusatemi, ragazzi, ma è una rottura di palle quando il joystick si stacca. Ok. Pure i messaggi mi arrivano. Ha la gola spappolata. Come? Con cosa? Hai preso un oggetto chip chiave S1 trattino. Dispositivo per modificare i dati di una password in questo terminale. Scusate, io li sono scritti qui. Sì, aperti un attimo. Aspetta un attimo. Voilà, oggetti. Questo? Ricercatore sicuramente. Allora, ok, perfetto. Allora, forse era 4. L'avevo scritto in un foglio 4, 7, 8, 12. Non è valido. Proviamo questo allora. Ne ho scritti tanti, ma. Allora. 3. Tre... 6, 7, 2, 0, no. A 5 cifre allora è. 478 l'ho già messo, no? 478, 12. Sì, non è valido. Allora aspetta. Era questo allora. 5 cifre, io ne ho. Vediamo questo. 3, 1, no. 4, 1, 5. Numero personale verificato. Sei dati di impronte digitali. Sei dati di impronte digitali? Sì. Vediamo così. Vabbè. Proviamo di nuovo. Così siamo avanti, perché ragazzi,
C'ho alcuni codici, ce li ho già, me li ricordavo, però vabbè. Oggetti. Quindi era 3, 14, 15. Quindi per fare questo qua bisogna trovare le impronte digitali di qualcuno. Perfetto. Fantastico. Bisogna tornare indietro quindi, perché qui non credo si possa entrare, giusto? Ci vuole S. Bisogna avere il... Quindi abbiamo adesso V e S. Abbiamo... Non è che non sono di nuovo perché ti ha dato uno scappellotto, un colpo qua sulla mandibola. Mi rompeva ancora i coglioni. Allora, qua ci sono i dinosauri, però mi sembra di aver visto una botola a terra. Quindi vuol dire che sopra c'è qualcosa, penso. Saliamo qua su e poi concludiamo la puntata perché francamente... E poi è tutto bello vederlo al piano di sopra. Eh? Aria esperimenti. Mancavano perché è logico. Aglia. Sotto forse? Qualche parte è... Perché mi sembra un dinosauro questo. Ma perché ti giri? I primi errori delle persone. Dai! Oh, ma non è possibile! Su, dai, non è possibile! Dopo un po' di colpi dovresti... Puh! No! No, ragazzi, c'è! Cioè... No, non è possibile, dai! Dai! Mamma mia! Perché non fa? Perché non fa? No! No, veramente. No, veramente no. No, no. Joystick di merda. No. 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 Per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel 14esimo, 15esimo episodio, se non mi ricordo comunque, del gameplay. Quindi per questo video è tutto. Un saluto da Bayon Community. Ciao a tutti.